mese, ormai dal mese di ottobre, proseguono le nostre celebrazioni dei 30 anni e per il mese di luglio intanto prolungheremo dal giovedì alla domenica, ad eccezione di alcune date, l'orario di apertura dell'acquario, con possibilità di entrare fino alle 20 e di restare all'interno della struttura fino alle 22:30. Durante queste serate sarà possibile appunto incontrare i nostri esperti in alcune aree dell'acquario e, per la precisazione, davanti alla vasca degli squali, dal padiglione cetacei al piano inferiore, in laguna tropicale e dalle meduse, dalla sala meduse, per approfondire appunto la conoscenza e scoprire alcune curiosità su questi animali e approfondire anche gli aspetti legati alla loro conservazione. E altro evento legato appunto alle celebrazioni dei 30 anni per il mese di luglio è l'apertura, sempre dal giovedì alla domenica, in alcune serate, appunto, come vi dicevo prima, per le aperture prolungate, del ristorante Gusto a Bordo, che è il ristorante che abbiamo sulla tolda della nave blu, non soltanto aperto ai visitatori in questa occasione, ma anche al pubblico che passa per i moli del Porto Antico e che vuole appunto andare a prendersi un aperitivo tra le 18:30 e le 22. Diciamo che queste sono le iniziative principali proprio dedicate ai 30 anni, sempre nel mese di luglio, però da lunedì e per tutto il mese, poi si prolungherà, vedremo anche poi ad agosto. L'acquario offre un percorso tematico che si intitola Il Mar Mediterraneo, un forziere di biodiversità da tutelare, che rientra nelle iniziative di un progetto che si chiama The Water Code, la formula per una gestione sostenibile delle risorse idriche, che appunto alla durata di 2 anni ha l'obiettivo di sensibilizzare i visitatori sull'importanza della risorsa acqua e, ovviamente, nel nostro caso dell'acqua come sorgente di vita e tutela proprio per la salute dell'ambiente. Questo è un progetto che è finanziato dallo IAC e coordinato dal CODE. In realtà in questo caso è Fondazione Acquario di Genova che organizza queste attività all'interno del percorso espositivo dell'acquario.